start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tribe Primitive Builder, un gioco uscito da poco su Steam, 17,99 prezzo scontato, prezzo pieno 19,99. La curiosità è che il gioco, per quanto si parli di Tribe Primitive, tribù primitiva, costruttore, è single player. Questo ci mette abbastanza il cuore in pace, o almeno lo fa con me, perché non mi devo chiedere se ho bisogno di altri giocatori, modello Ark, Conan o altri giochi dove si costruisce. Noi saremo il saggio di un villaggio, da quello che ho capito, ma la cosa ancora più curiosa è che i giocatori ne parlano bene. Le recensioni dicono vale ogni singolo euro, ogni singolo centesimo che questo gioco costa. Lo andiamo a provare insieme. Volevo provarmelo un attimino prima, ma ho detto proviamolo, tanto poi c'è sempre tempo, magari faccio una live ad andare ad approfondire. Siamo tutto a grafica epica, ormai in un periodo in cui i giochi escono e sono ottimizzati male. Vediamo come gira l'epica sulla mia 2080, che ormai ha già i suoi bei anni, comunque. E mi rendo conto che su tanti giochi non regge più il massimo. L'isola dei rinnegati, lo sfortunato termine del mio viaggio. Si direbbe che io sia il capo di questa missione, o quantomeno il suo aiutante. No, per tutta la vita ho pensato che fossero i miei fratelli, ma ora se la vedranno con il mio veto. Stolti. Dicono che me lo sia meritato, ma non hanno dovuto convivere con la visione del nostro destino. Fin da ragazzo ero sempre a giocare con i bastoni. Ho visto il loro potenziale, così come i modi di collegarli, modi che altri ritenevano. Ieri gli dèi erano buoni con me, il nostro villaggio è cresciuto, gli anziani mi hanno detto che avevo un dono, ma il villaggio non era abbastanza, ne ero convinto, gli dèi si aspettavano di più da me. Perseguitato dalla visione del mio destino, ho deciso di costruire un altare che raggiungesse il cielo. Pensavo che si sarebbero placati, ma gli dèi avevano altri piani per me. Separano il cielo in due, consumando tutto il mio lavoro. Mi hanno bandito per aver recato loro oltraggio. Bandito me, l'unica persona a sapere la verità. Solo dopo aver visto da vicino le rocce infuocate nell'isola dei rinnegati, la verità si è rivelata a me. Gli dèi volevano che giungessi qui. Premessa interessante. Animazioni buone, per quanto si veda solo un braccio e una mano, però non mi sembra male. Si inizia. Gioco in italiano. Ultimamente siamo abbastanza graziati per quanto riguarda la lingua. Vediamo anche com'è. Non è in early access il gioco, non c'è nessun flag che lo indica su Steam, quindi beh, salto. Pescatore, un altro giorno, un altro esule. Faresti meglio di mostrarti utile. Forza, o hanno esiliato anche la tua bocca. Riesci a parlare? Conosco la tua lingua. Bene. Parla con il capo tribù. Sarà l'anziano a decidere se sei utile o meno. Attraversa la caverna di fuoco, dovrai saltare da una roccia sospesa per arrivare alla nostra gente. Se non salti, muori. Semplice. Perfetto, sì, semplice. Non sfameremo chi non contribuisce, per cui contribuisci. Per stavolta vai del pesce, mettilo a cuocere al mio falò. Sembri debole? Come un topolino, non mi piacciono i topi, mi fanno paura. Ti ringrazio, straniero. Io guardo sempre se vedo le gambe, perché può essere un pro o un contro. Per quanto riguarda il salto, sembra... Parla con l'anziano, cucina le razioni in un falò, mangia la razione di cibo. Ma vorrei... Posso parlare con te? Sì? Hai parlato con il capo tribù? Non ancora. Ok, ma posso... Il pesce dovrei già averlo, no? Col tab vedo che ho del pesce. Ho le abilità. Costruttore. Costa meno energia, più lo facciamo salire. Artigiano. Aumenta la coda di creazione massima, abbiamo il taglialegna, riduce l'affaticamento durante l'uso dell'ascia. Abbiamo il raccoglitore, affaticamento ridotto, anche qui. Cacciatore, aumenta la potenza di tiro della lancia e il minatore riduce l'affaticamento, l'uso del piccone. Poi abbiamo possibilità di buttare roba, di eliminarla, buttarla a terra, l'altare, l'ascia, la zappa, il piccone, pericolo, ok. La tribù è una sorta di Dynasty, Medieval Dynasty.
ma con il controllo in prima persona, dove noi costruiremo per la nostra popolazione e non saremo noi direttamente i capi, ma veniamo accolti qui in esilio dagli dèi. Le premesse sono assolutamente ottime. Decido di mettere il cibo, posso creare varie cose di cibo, dal pollo, cibo normale, cibo verdura e speziati. Faccio questo, creo il mio pesce cotto, ne ho tre, ne faccio altri, potrei farne due. Ok, e poi li mangio almeno così concludo la parte del tutorial perlomeno. Personaggio. Posso mangiarne uno? Sì. Vedete che qua ho la sete, la fame e il sonno. Bellino. Non possiedo armi, però nel mentre vado avanti io raccolgo un po' di roba. Allora, non mi fanno impazzire le ambientazioni caraibiche di questo tipo. Ma non ci presto peso più di tanto perché secondo me è interessante. Qua mi dice che potrei, ma posso craftare qualcosa perché qua c'è la tribù, la mappa e il diario. La mappa è assolutamente interessante perché si può fare l'altare per sbloccare il viaggio rapido. Grotta del villaggio, altare, deposito del villaggio. Tuttavia, non ho nessun tipo di arma e mi esce continuamente di prendere queste cose, però non ho tasti di crafting al momento, quindi io vado dritto. Come mi ha detto, vado nella grotta. Qua c'è della lava, deve fare anche un bel caldo. Prendo anche queste che si sa mai, vediamo un po' nell'inventario cos'ho. Foglie grandi, no, perché in questi giochi c'è la famigerata fibra che è difficilissima da trovare. Da 7 Days to Die in poi. Questa è roba da scavare sicuro, ferro forse, sì. Posso prendere le pietre? Non vorrei che magari posso produrmi qualcosa. Se usassi questo con questo, no, me li inverte soltanto. Mi sa che mi servirà un tavolo. Usare un oggetto. Eh sì, non c'è niente. Va bene, noi continuiamo adesso. Continuiamo, andiamo a parlare con l'anziano. Insomma, non bisogna avere fretta di capire le cose. Perché poi ho visto dei video straordinari su Steam di costruzioni di ponti e cose varie. Puoi fare un salto o morirai, diceva. Come frase, ma boh, vediamo. Arrampicanti qua si possono abbattere solo con la lancia, dice, quindi niente. Vedete, queste sono pavimentazioni. Scendiamo. Qui è un'altra pavimentazione. C'è qualcuno del villaggio? Salve, questo è l'anziano del villaggio. Fatemi un po' vedere un secondo. Noi siamo dove? Grotta del villaggio, siamo qui. Capito te, qua c'è un altare, c'è un viaggio rapido qui, qui, qui. Vedremo. Ma c'è anche qualcosa di innevato qua in fondo, sì. Vabbè, vediamo dove è andato il villaggio. Ok. Ah, gli dèi si danno a noi ancora una volta. Saluti, compagno esule, per tutti i grandi uccelli. Hai un aspetto orribile, non me ne faccio nulla degli esuli stanchi. Vai a bere un po' d'acqua e dormi. Usa il mio tatami. Vieni a trovare quando il tuo corpo sarà più in forze. Che in effetti, ti ringrazio, saggio capo. Perché in effetti, come si vede in basso a sinistra, l'acqua la dobbiamo bere e il sonno. Questa sembra un po' paludosa di acqua, ma la beviamo, e sarà buona, speriamo. Cos'era? Ho una maschera addosso? Placca la sete. L'ho fatto. Perché ho la sete al massimo. E poi dovrei andare a dormire. E l'anziano dorme su lì. Quindi prendiamo la rampa qui. È stato gentile con noi. Vedremo un po' cosa succederà. Dorme su questa stuoia qui. Dormiamo qualche ora.
vedete quello che ci cambia? Riempiamo il sonno al massimo in modo da... ci scende però anche la sete e la fame. Mi sarà aggiornata l'arrivo. Ok, dobbiamo parlare con l'anziano, ma prima ancora di farlo io vado, mangio, clicco col destro e poi bevo ancora un pochino. Ah, dai, perfetto. Ora andiamo a parlare con l'anziano e vediamo che cosa ne sarà di noi. Diventi più forte ogni minuto che passa. Vedo che i bei piccoli agi fanno la differenza. È il momento, compagno esule. Devi costruirti una capanna. Non puoi continuare a dormire sul mio tatami. Avrai bisogno di strumenti. Il mio laboratorio è lì. Se hai bisogno, crea gli strumenti che ti servono. Su quest'isola troverai tutto l'occorrente. Forse sono stato lungimirante a raccogliere. No, dove posso trovare i vitini? Non glielo chiedo perché voglio imparare da solo. Poi ovviamente ci sarà il giorno notte, quindi cambierà, acqua, piove. No, avanti. E allora, il coltello grezzo e l'ascia grezza. L'ascia grezza, non ho preso i vitigni, mi servirà il coltello. E una lancia invece è un coltello. Quindi iniziamo a fare questo e i vitigni li prendiamo con questo. Io credo di trascinarlo qui, perfetto. E andiamo a fare un po' di... ok, l'equipaggio. Andiamo a tagliarne un po', che ce ne sono un po' qui, li prendo e poi li facciamo. Ok, basta premere il tasto... no, non basta premere il tasto E, no, ma devo semplicemente colpire. E sto già salendo di livello come raccoglietore. Ottimissimo. Ok, vediamo... voglio capire se c'è anche una sorta di peso. Penso che di no, penso che ci siano solo queste. Questi slot qui, una volta pieni quelli, non faccio più niente. Se io attaccassi... scusate, salva la partita, perché non vorrei mai dover... perché vedete che qua c'è disincasta. Ah, ok, io lo colpisco. No, fortunatamente non c'è nulla di tutto questo. Facciamo l'ascia grezza, il martello per smontare capanne. No, ascia grezza, perfetto. E poi magari ci facciamo anche il martello. Manca la pietra. Però la pietra la andiamo a fare dopo. Anzi, la pietra è qui. La prendo. La faccio già. Martello grezzo, mi porto avanti. Faccio anche il martello. Tanto questo lo metto nel 2. Il martello lo metto nel 3. Perfetto. Ora bisogna andare a trovare l'anziano di nuovo. Perché ci siamo fatti gli utensili per lavorare. Io gli premo uno, lo mette via. Ok. Vedo che ti sei costruito dei potenti strumenti. Ora è il momento di costruire una capanna. Ho bisogno che i miei uomini siano bene riposati. Così risultano più utili. Meglio trovare un posto sotto la luce del sole se ci spostiamo da questa grotta, dai. Bene, accetto. Hai bisogno di legno, legno e bambù. Cerca l'esterno, segui il sentiero, non dovrebbe essere difficile. Vedi alla tua destra e stai allerta. Accetto, va bene, dai. Se vuoi risparmiare tempo per controllare il nostro deposito, li troverai risorse in eccesso, potrebbero essere sufficienti per aiutarti. Geniale, assolutamente. Possiamo andare anche al laboratorio. Il laboratorio. Costruisci il laboratorio per accedere a un punto di sosta, un tavolo di lavorazione e un deposito personale nella posizione che desideri. Con Q apriamo il pannello di costruzione, con il tasto centrale del mouse fissiamo il costo nell'edificio nella HUD e... e col sinistro ne scegliamo. Ok, allora dove bisogna andare per costruire? Perché mi dice di uscire, ma l'uscita è di là, presumo. E dobbiamo anche recuperare, mi diceva, prima con la M che sono più comodo, c'è la grotta del villaggio, il deposito del villaggio, ma non so dove sia il deposito del villaggio. Io qui forse? No. Vediamo, là c'è una adesso voglio usare l'accetto. No, usa il martello per recuperare parte delle rovine degli edifici che hai costruito. Colpiscila col 3 volte. No, voglio abbattere questo. Voglio vedere se cade. Ma penso proprio di sì. Infatti mi cade già a pezzi. Che prendo. Molto interessante. Bene. Prendo dei sassi. Questi non sono prendibili. Batto anche questo, va. Ma se io decidessi di colpire più in alto? Eh sì. È molto carina come cosa.
ma non è come un The Forest dove vi cade in testa la pianta o una Valheim e vi uccide. Meglio così. Qui c'è qualcosa. Salto. Dovrei anche mangiare. Aspettate che mangio l'ultima parte che mi è rimasta di pesce. Poi dovrei anche procurarmi del cibo nuovo. Che carino, perché lì c'è il vulcano che si vedeva perché c'erano dei il fiume di lava nella grotta. Lì c'è la grotta, qui c'è il villaggio. Inizia la costruzione del laboratorio. Recupera. No, ma qua cos'è? È solo una postazione di fuoco. Posso cuocere. Ci passo sopra. Sembra mi faccio male. Comunque questa sembra essere una... che botta! È la grotta del magazzino. Perfetto, metto via questo. Posso recuperare del legname. Prendo tutto, va. Deposito. Ma è tutto lì? Sì, era tutto lì. Va bene, ho preso tutto. Inizio la costruzione del laboratorio. Non so dove costruire, onestamente. Lo faremo qua, un laboratorio. Con la Q. Privato. Cibo, produzione varie. Produzione. Capanna del raccoglitore. No, dobbiamo fare i vari riti per sbloccare capanna del raccoglitore, sciamano, taglialegna, vasaio. Credo sia privato a sto punto. Laboratorio. Lo spirito dell'edificio diventa blu quando si può costruire. Il terreno è abbastanza pianeggiante. Scuro con quello, Q per annullare, ok. Ok, lo posso piazzare, ma non mi piace, lo voglio mettere... Allora, da lì siamo scesi, lo mettiamo qua vicino alla roccia. Ma voglio capire da che parte, no, dovrebbe essere giusto così. Posiziono, completa costruzione e... Ah, ma diventa Builder Simulator adesso. Praticamente vado a piazzare, continuando a premere E, tutte le varie parti. È molto carina come costruzione questa, eh. E mi accorgo anche di averlo costruito tipo al contrario, ma va bene. Ottimo. Quando gli vado in mezzo non me lo fa mettere. Bene. Poi si diventa stanchi e bisogna andare a dormire. Bene. Posizioniamo. Dai. E ci vuole un po' a farlo. Cosa che era così anche su Medieval Dynasty. Comunque. Abbiamo finito? No. C'è ancora questo. Poi si va avanti. Bellino. Vederlo crescere così in questo posto. Ok. Il tavolo, ok. Fai la porta all'anziano, ok. Quindi praticamente qui abbiamo le nostre scorte personali. Qua possiamo craftare la roba. Possiamo fare incenso, lancia grezza. Lancia grezza che vorrei fare immediatamente perché mi manca anche il piccone in realtà. Quindi, ma sapete che cioè, viene proprio voglia di giocarlo. Cioè non è il classico survival dove dici, ma è la solita roba. Siamo lì. Però questo fatto di essere noi da soli, no co-op, no multi, solo da soli, in italiano, già uscito in non in early, cioè, boh, la mia capanna è pronta. Ottimo, vedo che gli dei ti hanno ben accolto. E ora che impari a nutrirti da te, crea una lancia, ti servirà per catturare, ok, i pesci, accetto. Se no, cioè, voglio dire, se non accettassi cosa potrei fare? Qua c'è la mia capanna, il laboratorio, viene segnato qua sulla mappa, vedete, vicino al deposito. Questo è il villaggio, è il villaggio questo, no? C'è una fava col villaggio, no? Infatti, adesso visto così è più comprensibile la mappa perché si vede anche dove sono io. Molto bello, molto 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 bello. Ho detto, non sono un fan di queste ambientazioni, soprattutto dell'epoca primitiva, ma non mi sta dispiacendo proprio per niente. E sono un po' fissato io con le ambientazioni. Me ne piacciono solo alcune. Poi ci sono dei momenti in cui magari o per noia o per voglia mia incomprensibile magari mi appassiono e mi piacciono comunque ambientazioni che mai avrei pensato potessero piacermi. Vedasi su tutti. Pensate, io preferisco più l'occidentale all'orientale. E infatti non ero molto motivato a giocare Total War Shogun una vita fa, 10-12 anni fa. Ma un amico mi disse, dai proviamolo così, e mi è piaciuto, mi piacque tanto, perché
anche il sistema di castelli era molto diverso da quello a cui ero abituato, castelli medievali, quindi bisogna un minimo sempre mantenere un po' di apertura mentale. Non so cosa sto prendendo, però non sto trovando rocce. Le rocce mi servono perché vorrei fare... Mannaggia. Vorrei fare quella famosa... Scusate, ma se premo i miei per l'inventario, sì. Devo fare una lancia e pescare. Questo cos'è? Ah, posso demolirlo questo luogo qui che è già stato costruito. Ok, fammelo demolire. Uno. Ah, qua dentro c'è un martello. Mi prendo tutto. Ok, demolito tutto, vediamo se c'è anche della roccia. No, ovviamente con la mia fortuna. No, cavolo, devo trovare la roccia, assolutamente. Assolutamente la roccia perché devo fare la lancia. Hai già preso dei pesci? No, non ancora. Non ancora. Stai tranquillo. Facciamo adesso. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Le rocce lungo il fiume, allora. Queste non me le prende, ma perché? Beh, non ho visto picconi, quindi... Ho visto i picconi. Foglie grandi. Continuo a prendere roba, ma non in le pietre. Bevo e sono felice. Come diceva un famoso spot. Eccole qua. Parla di balle, eccole qui. Cioè, è pieno di sassi, ma non sono prendibili. Poi sicuramente sarà un problema circoscritto a questa zona o anche al fatto che non ho alcuno strumento per estrarre la pietra. Perché potrebbe anche cambiare poi la cosa. Io col martello li colpissi? No. Con questa? No. Però belli gli effetti sonori della pioggia che ci sono in questo momento. Faccio fatica a salire. Ah, qua mi dice. Ok, no. Mi prende un po' di roba. Ma quanta pietra ho? Una. No. Mi spiace. Dovrei andare a vedere se sul villaggio, vicino al nel deposito, che è qua sotto, c'è qualcosa. O mi allontano nell'altra direzione, vado giù, vado di qua. Vabbè, mi sa dire se c'è della pietra qui da prendere. Mi sembra impossibile che non ci sia della pietra. Questa è pietra, dai! Prendo anche delle erbe. Erba giallastra. I legnetti. E poi ci saranno anche i mostri, immagino. I mostri, gli animali, non i mostri. Mamma mia. Boh. Legnetti. No, non si riesce a prendere niente. Non riesco neanche a pescare. Di qua c'è qualcosa? È un gioco che sicuramente va approfondito. Il prezzo è un prezzaccio, vi dico, per quello che ha, quello che offre. Perché comunque sembra una versione di Medieval Dynasty più libera. E qua abbiamo già cambiato ambientazione, eh? Nel senso che c'è già dell'altro qua, ma ci siamo spostati un sacco.
Siamo andati verso il vulcano. Niente, non riesco proprio a capire. O che devo togliere l'arma che ho, e poi posso prendere il sasso, che potrebbe anche essere, banalmente, se avrei sbagliato io. E poi nell'acqua non fa un gran movimento. Dovrei demolire qualcosa di pietra, allora, così per... sono quasi metà stanco, insomma. Sta sorgendo anche il sole, molto bene. Vediamo se si può raccogliere qualcosa, ma no, non mi prende. C'è la durability degli oggetti e lo vedo adesso perché ci sono quelle bande gialle, quella barra gialla. No, evidentemente no. Torno come ultima cosa allora alla mia tenda e vediamo cosa c'è da craftare, cosa si può fare. Vediamo, ok, sì, sto andando giusto, dovrebbe essere là dietro. Eventualmente poi torno ancora nel deposito a vedere se i miei compaesani ormai mi lasciano prendere qualcos'altro. Allora, siamo di là, quindi devo saltare da questa parte. Eh sì, no, si vede anche nella bussola lì in alto, sì, non ci avevo fatto caso. Vediamo se si può saltare giù. Sì, ci si fa male, non tantissimo, non è così punitivo come gioco. Vediamo. Martello grezzo, incenso, piccone anche si può fare. Infatti, il piccone, la lancia grezza mi servono utile per creare oggetti. Lo so, ma dove si trovano? Non ho il piccone. In tutti i giochi si fa fatica a trovare le fibre e la pietra. E io vorrei capire dove cacchio si prendono. Scusi, buon uomo, lei ha della pietà? Parleremo più tardi, ok, niente. No, non... Qui c'è qualcosa? Lei, hai già preso... No, non li ho ancora presi. Non ho la pietra, dai. Niente, vabbè. Mi sono bloccato. Ok, no. Però comunque c'è disincastrati in caso, quindi sono abbastanza tranquillo. Qua sotto. Qua sotto. No, non avete rimesso niente ancora. Era giusto messo lì per tutorial questo edificio, allora. Purtroppo. Mi domando davvero, ma prendevamo la pietra prima? E adesso niente, non ne trovo più. Niente, vabbè. Non voglio neanche tediarvi così. Gioco senz'altro interessantissimo. Ma davvero tanto. Cioè qua c'è pieno di pietre. Dai, dammi una pietra. Ma non voglio bere, voglio le pietre. Dai, dimmi che ce n'è una qui. No, continuo a raccogliere tutt'altro, ma non le pietre. Niente, dovrò studiarci un po' per cercare di distinguere perlomeno le pietre perché c'è sicuramente qualcosa che sto sbagliando io. Però ecco, questo è un gioco che potrei davvero tenermi installato e continuare a giocare perché sembra davvero interessante. L'ho già detto? Sì. Niente, chiedo allora anche il vostro parere. Fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto... Se lo avete già giocato e sicuramente l'avete giocato più di me e siete andati molto più avanti, ditemi un pochino com'è andando avanti, perché 20 euro si trova della roba molto più scadente di questa in giro. Quindi poi non ditemi, ma ci voleva Coop. Di giochi Coop di questo tipo ce ne sono un'infinità e su tanti ci si rompe le balle dopo un'ora o due. Quindi tante cose bisognerebbe godersele tranquillamente da soli con i propri tempi. E questo sembrerebbe essere uno di quei giochi che si prestano bene a questo. Comunque, questa è la grotta iniziale. Non... Cacchio. Niente, ho detto una cavolata. Niente, la roccia non la trovo. Ci studierò un po', ma per intanto abbiamo visto già un po' di cose. Ovviamente non abbiamo approfondito niente ancora del discorso dei lavoratori. Queste cose qui che sono gli altari. Quelli che sono i lavori, le
gli strumenti richiesti, insomma andremo ad amministrare la nostra tribù, quindi molto molto interessante. Fatemi sapere sotto nei commenti e alla prossima, ciao ciao.